fratelli e sorelle, è un giorno particolare quello che viviamo in questo momento. Abbiamo da poco celebrato la passione del Signore, ascoltando il racconto della passione secondo Giovanni. E credo che sia importante che noi custodiamo nel nostro cuore ogni movimento, ogni gesto, ogni parola che Gesù ha detto e ha fatto, sempre durante la sua vita terrena, sempre nell'incontro che Egli ha avuto con questa nostra umanità. Perché ogni gesto, ogni parola sono stati dei gesti e delle parole di misericordia. Il volto misericordioso del Padre, questo Dio che è ricco di misericordia, si è manifestato proprio in Gesù. E se tutta la vita di Gesù è stato un percorso, un cammino di incontro con l'umanità sofferente, l'incontro con coloro che avevano bisogno di essere curati, di essere guariti, in un modo tutto speciale Lui ha affermato di questo suo compito in questa nostra umanità. Sono venuto per chiamare i peccatori, per ricercare la pecorella smarrita, per manifestare che il cuore del Padre è così grande, così pieno di misericordia per tutti, di questo Padre che va incontro al Figlio che è ancora lontano, che ha soltanto il desiderio di tornare alla casa paterna, forse non tanto perché ha fatto soffrire il Padre, ma per i suoi bisogni, le sue necessità. E nonostante tutto, questo Padre va incontro al Figlio e lo abbraccia e gli ridà la dignità che egli aveva perduto. Una delle parabole più belle che Gesù ci ha raccontato per dirci quanto è grande la misericordia del Padre. Ma ciò che si è manifestato ancora di più della divina misericordia di Dio in Gesù è proprio quello che celebriamo oggi, il Venerdì Santo, la passione del Signore, perché proprio da quel fianco squarciato, da quella ferita che ha toccato il cuore di Gesù è uscito sangue ed acqua. Ci dice la parola di Dio, simbolo, segno dei sacramenti, segno della Chiesa che nasce, questa Chiesa che deve continuare l'opera della misericordia di Gesù, che deve continuare a manifestare all'umanità la grandezza e la misericordia del cuore del Padre. Da quel costato squarciato, da quel cuore ferito, esce l'acqua e il sangue per la nostra riconciliazione con Dio, per il lavacro delle nostre anime, per il nutrimento che noi possiamo avere. Questa è l'ora della misericordia. E se Giovanni Paolo II ha voluto celebrare in un modo solenne la misericordia di Dio, proprio secondo quella rivelazione a Santa Faustina, la domenica dopo Pasqua, quindi incominciamo questo percorso, questo cammino, a celebrare in un modo solenne quella domenica. Ma oggi, proprio perché, dicevo, dal fianco di Gesù esce sangue ed acqua per la nostra salvezza, soprattutto oggi vogliamo vivere in unione, in comunione con il Signore Gesù per lodare il Padre e poi per accogliere nella nostra vita la misericordia di Dio.
Abbiamo bisogno della misericordia di Dio, abbiamo bisogno che Lui ci prenda fra le sue braccia, che Lui purifichi il nostro cuore, che Lui renda il nostro cuore come il suo cuore. Abbiamo bisogno di tutto questo, ma sappiamo bene che è la nostra volontà che può aprire il nostro cuore e la nostra anima alla bontà di Dio, come anche può chiuderla. E noi oggi vogliamo ridire al Signore Gesù che nel nostro cuore e nella nostra volontà vogliamo aderire completamente a Lui, per la salvezza prima di tutto della nostra anima, perché ce lo ricordiamo, non possiamo portare niente di bene ai nostri fratelli, a coloro che noi incontriamo, se nel nostro cuore non c'è la presenza del Signore, perché di per sé stesso noi non potremo mai consolare o portare il bene, portare la salvezza, la riconciliazione, portare il rinnovamento del cuore e dell'anima anche nei nostri fratelli, se non ce l'abbiamo noi nell'intimo del nostro cuore. E questa riconciliazione, questa salvezza è opera del Signore, è opera di questa passione, di questa morte di Gesù, è opera soprattutto di quello spirito che il Signore dona all'umanità. Proprio lì, sulla croce, oltre prima di essere squarciato il cuore, Gesù dice al Padre: nelle tue mani consegno il mio spirito. Questo spirito che è datore di vita, questo spirito che è portatore di salvezza, ecco, ritorna al Padre per poi discendere sull'umanità attraverso la Pentecoste, attraverso il dono che Egli poi risorto farà ai Suoi e fa a ognuno di noi. E allora, ecco, fratelli e sorelle, oggi vogliamo riaprire ancora una volta, perché sappiamo che siamo così incerti tante volte, no, ad accogliere la misericordia e la bontà e la grazia di Dio. Ancora una volta vogliamo, con la volontà, il cuore, la mente, tutto noi stessi, vogliamo tornare davanti alla croce, metterci lì accanto a Maria, perché possiamo sentire da quella voce divina: ecco tua madre, e con lei vogliamo guardare verso l'alto, con lei vogliamo vivere questa comunione profonda con il Figlio suo Gesù, con lei che oggi ricordiamo addolorata, che oggi ricordiamo ai piedi della croce, in quel nuovo sì che lei dà al Padre per la nostra salvezza. Con lei vogliamo collaborare alla salvezza dell'umanità, vogliamo collaborare che questa divina misericordia si estenda a tutti i nostri fratelli, e sappiamo bene quando abbiamo bisogno di questa misericordia, soprattutto oggi, quando sofferenza, quando dolore causato da che cosa? Dalla cattiveria del nostro cuore, nel nostro piccolo come nel grande di questa nostra umanità, c'è sempre questa sofferenza causata dalla invidia, dalla gelosia, dal voler prevalere, dal voler dominare sugli altri. E proprio ieri, nell'ultimo incontro con i Suoi, Gesù che cosa ha detto? Siate servi, come io ho lavato i vostri piedi, così lavatevi i piedi gli uni gli altri. Allora questa misericordia non è soltanto un'invocazione, un desiderio, non è soltanto qualche cosa che ci commuove lì davanti al crocifisso, ma poi deve diventare giorno per giorno
servizio, dono della nostra vita. Per amore di Gesù, sì, non guardiamo gli altri, non guardiamo chi dobbiamo servire, ma vogliamo servire unicamente per amore suo. E allora accogliamo con grande gioia, con grande fiducia la misericordia di Dio e diventiamo operatori di pace, di misericordia e di riconciliazione. Amen.